siamo sempre nella sezione dell'incausto e il reparto della non figurazione. Gli artisti che operano qui con me sono artisti che perseguono la ricerca formale non più oggettivata, non più figurativa. Ebbene, questo ragazzo che è di schiena, perché tanto guardare in faccia non ce ne frega nulla, va bene, è Dario Nardelli Silè, un giovanissimo di soli 22 anni, che è stato invitato da me e dal commendatore Silvano Conti, con una lettera ufficiale in cui sono chiamato maestro, a operare qui nel cantiere, a provare i colori che lui sino a 24 ore fa non ha mai visto. Appena arrivato da Roma, perché sta all'università, con la sua valigia, è arrivato qua di traferato, l'ho appoggiato qua accanto e ha fatto un quadro che non lo illustrerò là di fianco, quasi finito. Ma era per capire la plasticità, la capacità coloristica, quello che spiegava Angelo per poc'anzi, la straordinaria potenzialità espressiva di quelle trasparenze, di queste melodie di velature così raffinate. E lui poi comincia questo grande quadro. Ma attenzione, dietro questo grande quadro c'è l'emozione di una danza portante, il tango. Sono stati ospiti dal nostro preziosissimo, carissimo amico, presidente del circolo Il Labirinto, Decio Carelli, che poi è un grande pittore, perché abbiamo qui con un capolavoro che illustrerò in un film che farò e altre opere che abbiamo qui. Ci hanno spiegato, lì danzano tanto. E ci sono dei maestri, c'è Fernando Cabrera, c'è Bruno, grandi ballerini. E noi ci siamo messi lì, io e questo figuro, che appunto non merita anche adesso inquadrato, perché merita la schiena, lui è bello di schiena, perché se lo giriamo poi diventa lui il protagonista, non parlo più del quadro. E lì è nato della sintesi, delle ricerche. Ebbene, questo quadro, chi mi ha avuto quel disegno lì per cortesia? Ve lo allungate, quel disegno lì? Quello lì, grazie. No, forse invece... Questo qua, bravo. No, questo è mio, quello là, quello suo. Guardate il pretesto. In plein air si dice, ma lì non c'era in plein air, eravamo all'interno del circolo. È nata quest'opera da uno schizzo, la sublime forza, da questo accozzaglia di linee forza, si chiamano, va bene, di queste dinamiche, grandi sintesi formali, scaturisse poi l'opera compiuta in termini pittorici. Come vedete è nato dal vero, Angelo insegna, dice dal vero, ma disegno dal vero si può fare in termini accademici, scolastici, narrativi, illustrativi, e meramente inutili anche. Io quando siamo nudo pretendevo... questo è una cosa futurista. Ma lui che è secco lui? Appunto. È già secco, lo so. Appunto. Comunque... Dario è da lì, è partito, qui è il sinfonismo cromatico. Sono solo velature. Guardate la potenzialità, adesso ruota lentamente così possano ammirare le gentili donzelle, perché è bello ragazzo, con quattro fidanzate, anche se Gabriele è presente, come le altre quattro, eccolo qua, metti in questo buco di vuoto, così riempi il vuoto, metti un po' in ginocchio, devi riempire questo vuoto, vedete, ecco la dinamica. Queste sono le grandi utopie, io ho scritto tanto sul futurismo, le sono anche un po' le rete. Io ho scoperto Dario 2 anni fa a Brindisi, era il migliore allievo del liceo artistico, adoratissimo dal direttore, inviso ai docenti, che ne sapevano meno di lui, questo devo dirlo, che lo facevo onore, perché alla bacheca del liceo c'erano articoli di intere pagine che parlavano di lui in giro per l'Italia con me. Non è stato il mio allievo, però da me ha imparato molto, mi ha visto lavorare a Brindisi su un grande affresco di 3 metri, seduto là, piantato per 2 giorni. Poi alle ore di provocazione ho detto, tieni i pennelli, finisci. E lui non ha perso un attimo, l'ha finito, e non si vede la differenza tra la mia mano e la sua mano. Il giorno dopo ne ha fatto uno da solo di 2 metri, mi pare, per 1,50, in 3 ore. Ecco, questo è importante, per questo c'è l'utopia del movimento. Utopia che era cara a Marinetti, a Balla, a Boccioni, a Severini, al primo Carrà. Ma noi ci rifacciamo, dico noi perché persegue anche le ricerche, perseguiamo anche un'altra utopia, quella della coabitazione, della staticità plastica, del cubismo
che in questo caso ha colore, il cubismo è la negazione del colore, basti pensare a Braque, a Swangri e a Picasso, al loro cubismo non ha colori, c'è dominanti grigio-verdi, qualche ocra, non abbiamo colori. Noi invece, lui viene dalla Magna Grecia e io sono un bastardino tra tante razze, l'Austro-Ungheria, comunque ho il sole nell'anima, mi sono creato il sole della notte, anch'io ho queste solarità. E qui è la potenza del colore che acquista una sua significazione espressiva, quindi non più legata a un dato narrativo esterno, ma che fa carico delle implicazioni psicologiche esistenziali, perché lui ha in mano il libro in fotocopia della patologia del colore che ho scritto e sta acquisendo i significati profondi. Il bisogno che abbiamo nell'anima, bisogno d'amore per esempio, bisogno di fame, bisogno di giustizia, si esprime con un solo colore, il viola, lui mai l'ha acquisito. Il rosso è il colore propulsivo, dinamico, centripeto, esprime eros, thanatos, passione, un temperamento di fuoco e si esprime con il rosso. In questo caso il rosso è propulsivo poiché esprime una danza propulsiva.